Quest'oggi ci troviamo nel quartiere di Vismara in via Senna perché nella palazzina, nelle case popolari che vedete alle mie spalle, i residenti da ben 5 mesi vivono senza acqua calda e senza riscaldamento. Vero, è ancora estate e le alte temperature ancora consentono una piccola boccata d'ossigeno, ma visto che il problema si presenta dal 27 febbraio, gli abitanti si dicono preoccupati in vista dell'autunno. L'edificio gestito da ERAP accoglie 23 famiglie. Di queste 23, 13, per motivi ancora da chiarire, avrebbero degli arretrati per le utenze di circa 40.000 euro. Il mancato pagamento delle bollette ha condotto l'ente regionale a porre i sigilli al contatore centralizzato, interrompendo però l'erogazione a tutto lo stabile, compresi 10 nuclei familiari paganti. A fotografare questo spiacevole episodio è stato anche il consigliere regionale Andrea Biancani, che ha sollevato la questione in regione. Io ritengo che questa sia una situazione poco dignitosa, soprattutto anche perché all'interno del fabbricato ci abitano persone che hanno anche fragilità, persone con disabilità, e quindi ritengo veramente questa situazione appunto incredibile. Io penso che ci sia un errore di fondo, cioè l'errore di fondo è quello di pensare, di progettare case popolari con impianti centralizzati, anche perché le situazioni di persone morose per diversi motivi, o perché non hanno le risorse, o perché magari sono anche a volte anche persone particolari che decidono di non voler pagare, fare impianti di questo tipo in case popolari lo ritengo sbagliato. Impianto del gas centralizzato che è risultato inadeguato per una realtà popolare, nonostante fosse stato installato qualche anno fa con la capacità di generare un basso impatto ambientale. Nel mese di marzo Biancani con l'assessore comunale Conti aveva incontrato ERAP per individuare una soluzione tecnica per modificare l'impianto. La soluzione individuata ormai da fine marzo era quella che ERAP avrebbe dato un incarico per studiare una soluzione progettuale tecnica diversa, quindi per rendere autonomi i singoli contatori. Da quello che mi risulta ERAP ha assecondato, cioè ha dato seguito a questo incontro e ha dato un incarico. Purtroppo per oggi siamo arrivati praticamente a fine luglio e ai primi d'agosto e ancora non abbiamo un progetto ben definito, ma soprattutto non si sa quando inizieranno i lavori, e quindi chiedo che i lavori vengano fatti quanto prima in maniera tale che già dal mese di settembre, massimo il primo di ottobre, l'impianto possa essere funzionante e ci sia la possibilità appunto di suddividere i contatori in base ai condomini. Convivere con questo blocco continua ad essere preoccupante ed estenuante per le famiglie residenti di questa palazzina. Adesso è caldo, ma arriva l'inverno presto, arriva, e speriamo che la situazione migliori, che la gente si metta una mano sulla coscienza, che si impegnano a pagare chi è che non paga. Com'è stato l'inverno scorso? Dal 27 febbraio non avevate più acqua calda e riscaldamento, come l'avete vissuto? Farsi il bagno come i tempi medievali, nel mastello, scaldare l'acqua sul gas e lavarsi così, pezzi. E come vi riscaldavate? Senza niente io, perché le stufette elettriche assorbono un sacco di luce. Io quando me ne tornavo a casa me ne andavo a letto, sotto le coperte.